Buonasera e benvenuti alla seconda sessione del convegno Bach and Italy, organizzato dalle dottoresse Chiara Bertoglio e Maria Borghesi, che ringrazio sentitamente per l'invito. Facciamo seguito alla sessione che abbiamo appena sentito, svoltasi proprio adesso alle ore 15, dedicata allo sguardo italiano di Bach. E noi adesso proseguiamo con una tematica che racchiude diversi stimoli. Sto parlando di Bach in onda e vedremo come la musica di Bach sia stata da stimolo e da collante per diversi media, quali la radio e la televisione. La sessione è in italiano e se avrete delle domande o dei commenti, vi sarà ampio spazio di dibattito alla fine delle relazioni e potrete anche scrivere i vostri commenti sia su YouTube che sulla pagina Facebook di gsbach.it. È con grande piacere quindi che vi presento all'ascolto i due moderatori di questa sessione, Beatrice Birardi e Francesco Leprino. Beatrice Birardi è musicista, musicologa, studiosa di storia e tradizioni locali, diplomata con lode e menzione strumenti a percussione presso il Conservatorio di Bari, si è dapprima laureata e poi addottorata in beni musicali presso l'Università del Salento. Svolge attività di ricerca soprattutto nell'ambito del Novecento musicale italiano e della storia musicale pugliese, collaborando anche con la Società Italiana di Musicologia. Ha pubblicato vari saggi su miscellanee e riviste scientifiche e ha partecipato a convegni nazionali e internazionali. Attualmente ricopre il ruolo di docente di musicologia presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera. L'intervento di Beatrice Birardi si intitola Bach on Air, la musica del cantor nella radio di regime italiana, perché è proprio a partire dal 1924, come sappiamo, con l'avvento della radio, che inizia timidamente a diffondersi nelle case degli italiani questa nuova voce, avendo poi in pochi anni uno sviluppo esponenziale davvero notevole in termini di contenuti e di pubblico. E nella relazione di Beatrice Birardi, dalle pagine delle testimonianze che lei ha raccolto, sia dal radio orario dell'epoca e dalle trasmissioni musicali, si può notare che, soprattutto fin dai primi anni 30, si nota un palinsesto di repertori che comprendono opera in musica, musica sinfonica, operetta e anche generi più leggeri. E nonostante l'assenza nei programmi del Settecento italiano, Beatrice Birardi ha notato quanto invece vi sia un'attenzione costante alla musica di Johann Sebastian Bach. E vedremo come si discuterà questa opportunità di preservare la musica del compositore tedesco nelle trasmissioni radiofoniche, sia negli anni dal 24 in poi, e poi come cambierà questo con l'avvento dei conflitti bellici. Francesco Leprino, dopo aver completato studi giuridici, musicologici e compositivi, si occupa di organizzazione musicale e vanta una collaborazione ultradecennale con Casa Ricordi, oltre alla pubblicazione di libri, saggi, riviste e volumi. Dal 1995 si occupa di studi audiovisivi, sia per corsi universitari che in seminari, conferenze e in masterclass. La relazione che ci propone si intitola L'arte della fuga. Una costruzione esoterica per un medium popolare. Leprino ci porterà nel mondo di Johann Sebastian Bach attraverso un documentario realizzato nello specifico su Die Kunst der Fuge, l'arte della fuga, che come sappiamo è un'opera sulla quale Bach lavorò negli ultimi anni della sua vita e potrebbe anche essere vista come suo testamento musicale. Quindi questo lavoro potrebbe apparire come un soggetto difficile per un film musicale con un fine divulgativo, e invece la sfida è stata proprio quella di calare una costruzione astratta in questo medium che potremmo definire decisamente concreto. Nel film, quindi sul nome BACH, quindi dalle iniziali ovviamente del nome Bach, è stato inoltre chiesto a due compositori, Alessandro Solbiati e Ruggero Laganà, di riscrivere i contrappunti, le fughe e i canoni dell'opera con atteggiamenti però diversi. Il risultato è una sorta di rilettura al quadrato del testo, dove emergono delle linee nascoste. Le linee nascoste però non sono solo quelle strumentali, sono anche quelle biografiche. Difatti nel film emergono diversi elementi importanti, i luoghi e i personaggi della vita di Johann Sebastian Bach e oltre a ciò delle precise analisi musicali, scientifiche, numerologiche, filosofiche ed esoteriche,
che sottengono all'arte della fuga. A questo documentario hanno contribuito delle personalità culturali quali Alberto Basso, Quirino Principe, Benedetto Scimemi, Ton Koopman, Enrico Baiano, Matteo Messori e Luca Cori, oltre a molti altri musicisti, solo ora per citarne un paio. Quindi lascio ora la parola ai relatori e ci rivediamo alla fine dei loro interventi per la discussione. La durata è di circa 30 minuti. Un buon ascolto. Buongiorno. Il mio contributo intende indagare la presenza della musica di Johann Sebastian Bach nella radio del ventennio fascista e dunque tutti i risvolti legati alla fruizione e ricezione di questo repertorio. La radio nasce proprio in questi anni in Italia, nel 1924 con l'Unione Radiofonica Italiana, che nel 1927 diventa EIAR e inizia a trasmettere in tutta Italia attraverso stazioni radiofoniche che a partire da quella di Roma si diffondono su tutto il territorio nazionale. Perché indagare la radio? Nei luoghi della radio ritroviamo riverberate tutte le vicende musicali, artistiche e politiche del tempo. Questo è uno specchio interessante del panorama culturale durante quegli anni. Anche perché la radio nasce come una scatola sonora, una scatola parlante, ma in realtà poi la radio del ventennio è soprattutto una scatola musicale, è una radio fatta di musica. In effetti, sfogliando le pagine del Radio Orario, diventato poi Radio Corriere, che era l'organo ufficiale dell'EIAR, si nota che le trasmissioni musicali dominano l'etere, offrendo una varietà di repertori, dalla musica sinfonica, opera, operette, musica da camera, musica leggera, in gran parte eseguiti dal vivo, attraverso collegamenti con le varie stazioni radiofoniche, oppure da teatri, alberghi, saloni musicali. E Bach risulta essere uno degli autori più presenti nei palinsesti e nelle iniziative culturali dell'EIAR. Infatti, fin dai primi anni sono inserite trasmissioni che riguardano l'educazione musicale, la diffusione della cultura musicale, della storia della musica. E fra queste mi piace ricordarne due, in cui è inserito appunto il repertorio bachiano, e in particolare una trasmissione della stazione di Milano, Il Cantuccio dei Bambini, che dedica trasmissioni a grandi musicisti della storia, premiando i bambini con i medaglioncini. Quindi c'era anche il medaglioncino di Bach per il bimbo che avesse mostrato maggiore conoscenza appunto di questo autore. E poi nel 1938 un interessante ciclo di trasmissioni riguardanti le danze antiche, con musiche chiaramente anche di Bach, curato dalla pianista e clavicembalista Mizzi Brusotti. Ma veniamo alla programmazione musicale. Un elemento molto importante è l'altissimo livello dei professionisti musicali che vengono ingaggiati o che comunque ruotano attorno alle varie stazioni radiofoniche. Già dai primi anni 30, l'EIAR ha due orchestre sinfoniche stabili, una a Roma, una a Torino, e organizza sue stagioni musicali, mostrando quindi un tessuto produttivo più che mai vivo. Ecco qui il primo concerto con musiche di Bach che è documentato nel Radio Corriere. È un concerto del 31 gennaio 1925, eseguito dal violinista Giulio Bignani, che sarà uno degli esecutori che più frequentemente si occuperà di repertorio bachiano. In generale, ecco, dando uno sguardo generale alla programmazione EIAR del ventennio, notiamo che in primo luogo, ecco, quella che si predilige di Bach è il repertorio strumentale. Più raramente vengono invece eseguiti brani vocali, e ancora più rare sono le occasioni dedicate interamente a Bach. Ho trovato soltanto questi due concerti, uno del 29 con l'orchestra EIAR diretta da Gedda, e l'altro concerto di musica da camera sempre diretto da Gedda, che sarà uno dei direttori che più frequentemente inserirà Bach nei suoi programmi. Il secondo punto riguarda la problematica, ecco, della collocazione di questo repertorio bachiano. Perché in generale, ecco, nella programmazione EIAR, la musica antica occupa una posizione minimale, non sono tante le trasmissioni. E lì dove ci sono trasmissioni dedicate alla musica antica, si prediligono autori italiani, quindi serate di musica antica dedicate però a musicisti italiani. Per cui sono molto rare le occasioni in cui è possibile trovare Bach in programmi dedicati alla musica
del suo periodo, la musica antica. Il grosso della produzione bachiana lo troviamo invece in altri tipi di trasmissione. Prima di entrare nel merito, è bene conoscere qual è il criterio che Leyar utilizzava nell'organizzazione della programmazione e che viene affermato in tanti articoli riportati sulla pubblicazione. Questo criterio è il giusto criterio di eclettismo, nell'intento appunto di assicurare quanta più varietà possibile ai programmi. Quindi abbiamo programmi veramente variegati, vengono accostati autori, generi, vivi, epoche, insomma appunto generi differenti. E, come sono organizzate quindi le serate? Sostanzialmente in base all'organico, quindi è quello che guida più che altro le scelte. E solo in alcuni programmi dunque è possibile ascoltare la musica di Bach nel rispetto della sua scrittura, seppur eseguita, con strumenti moderni, perché appunto l'intenzione di adeguarla a qualsiasi tipo di organico, soprattutto vedremo organico sinfonico, chiaramente comporta una serie di trascrizioni, di adattamenti che vengono fatti. Le occasioni in cui possiamo invece ascoltare Bach, nella sua, nel rispetto appunto della scrittura del suo autore, sono programmi di musica sacra, ad esempio, dove possiamo trovare anche brani vocali, quindi in occasione ad esempio di festività come la Pasqua e il Natale, spesso ci sono programmi con musiche di Bach, questo è un concerto del Venerdì Santo e questo un concerto invece di Natale. Un'altra tipologia di trasmissione abbastanza frequente in cui possiamo ascoltare musiche di Bach non modificate, diciamo così, sono i concerti per organo. Anche questi molto frequenti. In particolare dal 1938 c'è un appuntamento fisso ogni domenica mattina con il concerto d'organo che precede la messa mattutina. Le trasmissioni in cui la presenza di musica bacchiana invece si fa più consistente sono quelle riguardanti concerti di musica da camera, solistici e soprattutto vedremo concerti sinfonici. Qui abbiamo alcuni concerti per pianoforte. Anche qui le trascrizioni di Busoni la fanno da padrone. Il clavicembalo, questo c'è da dire, è uno strumento che viene usato in pochissimi casi, anche nella musica d'insieme. È raramente presente e sostituito quasi sempre dal pianoforte. Tra i pianisti maggiormente impegnati nel repertorio bacchiano troviamo nomi importanti. Qui vediamo Benedetti Michelangeli, qui c'è anche Maria Golia, Tito Aprea, Nino Rossi, Carlo Zecchi, professionisti di un certo livello. Non mancano però esecuzioni e concerti di cembalo con interpreti quali Wanda Landowska e Mizzi Brusotti, ma sono molto sporadiche. Il clavicembalo, mi piace mostrarvi questo frammento sempre preso dal Radio Corriere, di un articolo in cui si annuncia il concerto di una clavicembalista di Corradina Mola e c'è l'idea di cosa sia il clavicembalo nell'immaginario dell'epoca, uno strumento ormai dissueto e quindi chiaramente ritenuto quasi una curiosità, qualcosa di molto lontano dall'immaginario. Il repertorio cameristico, a parte poi i solisti per il pianoforte, c'è tutto un repertorio da camera che non è esente da rivisitazioni. Anche qui con una totale libertà di trattamento nelle trascrizioni, nelle lavorazioni, assegnando brani bachiani ad ensemble anche molto particolari. Ma anche qui abbiamo interpreti di alto livello, come Gioconda De Vito, tra i violinisti, Arrigo Serato, Giulio Bignami, violoncellista Enrico Mainardi e ensemble affermati come il più avanzato. Ho preso qui qualche arrangiamento particolare, qualche adattamento un po' particolare delle musiche di Bach per quartetto di violoncelli o un pastier per quartetto di plettri madami che molto spesso eseguirà Bach nei suoi concerti. E infine, quello un po' più raro, più sporadico, Bach è inserito in un programma di musica leggera, sostanzialmente. Questa è un'orchestrina di Semprini che si occupa principalmente di canzoni e quindi Bach lo troviamo accanto a Casadei, accanto a Carosio. Sarebbe stato curioso ascoltare la trascrizione di questa fuga in sol minore. E quindi veniamo al problema un po' delle trascrizioni, che poi è quello che investe
tutto un altro repertorio che quello sinfonico. In effetti i concerti in cui i brani di Bach sono collocati sono in gran parte concerti sinfonici, in cui la musica di Bach è eseguita accanto a repertori più disparati del periodo classico, romantico, contemporaneo. E qui chiaramente il ricorso alle trascrizioni è quasi sistematico. Il repertorio bacchiano viene adattato a complessi orchestrali chiaramente moderni e anche a complessi orchestrali particolari, come ad esempio le bande, con le orchestre di fiati dei corpi delle forze armate, che periodicamente inseriscono Bach nei loro programmi. Ecco qui qualche concerto sinfonico dell'epoca. Anche qui troviamo nomi importanti, sia per quanto riguarda le trascrizioni che per quanto riguarda la direzione. E quindi Casella, Respighi, Vittorio Gui, Pic Mangiagalli, Riccardo Zandonai, che si occupano di o di trascrivere opere di Bach, anche opere, ecco, il clavicembalo ben temperato, ad esempio, in questo, nell'ultimo blocco, qui nel concerto diretto da Molinari Pradelli, brani del clavicembalo sono molto eseguiti nei concerti sinfonici. Qui abbiamo altre, ecco, trascrizioni, altri brani, sempre in concerti per orchestra, in scalette molto varie, ecco, dal punto di vista dei generi, anche degli autori. E infine, ecco, i programmi delle bande musicali, le bande dei corpi militari, sostanzialmente, che molto spesso inseriscono Bach, anche qui con adattamenti. In alcuni casi c'è la trascrizione della trascrizione, perché ad esempio in questo concerto qui sulla destra della banda dell'aeronautica c'è una trascrizione di Respighi trascritta in seconda istanza da Di Miniello per l'orchestra di fiati dell'aeronautica. Riguardo le trascrizioni, a metà degli anni 30 la pratica di ingaggiare compositori per adattare brani di repertori passati o riscrivere vecchi adattamenti, è presentata da Layard come una riforma, che consente di ampliare e diversificare ancora di più le programmazioni. Non mancano però le lamentele, come questo ascoltatore che scrive su Radio Corriere nel 1943 e che lamenta proprio il ricorso sistematico a queste trascrizioni. In effetti, sulla sinistra, ecco, potete leggere, dice: a parte qualche trascrizione, come i preludi di Bach ad opera di Zandonai, che risulta indovinata, mi pare che Layard renda un cattivo servizio all'educazione musicale. E a destra vedete la risposta del Layard, e risponde che le trascrizioni sono necessarie perché il pubblico è eterogeneo e in questa maniera qualsiasi repertorio diventa accessibile a tutti. Un'affermazione che sembra richiamare il monito mussoliniano di andare verso il popolo, che in quegli anni, soprattutto insomma negli ultimi anni di regime, si fa sempre più pressante. Tutto questo finora detto ci fornisce numerosi spunti inerenti alla fruizione della musica bacchiana. Probabilmente l'ascoltatore musicofilo dell'epoca doveva avere un'idea della musica di Bach molto differente da quella odierna, forse molto più romantica e probabilmente dei contorni stilistici non troppo definiti. Ma al di là di questo aveva certamente accesso a una vasta parte del repertorio bacchiano, con una frequenza di trasmissioni dedicate ed esecuzioni dal vivo oggi inimmaginabile. Con la caduta del fascismo vi è un radicale cambiamento. Le trasmissioni sono fortemente ridotte, soprattutto quelle musicali, giacché anche la radio è impegnata nello sforzo bellico. Nella Repubblica Sociale di Mussolini, il Radio Corriere riprende le sue pubblicazioni con la nuova denominazione di segnale radio, ma raramente sono riportati i programmi musicali. Anche se per quel poco che è riportato, possiamo vedere che alcune note di Bach ancora risuonano fra notiziari e bollettini di guerra. Ma qui si apre un altro fronte di ricerca che chiaramente dovrebbe includere anche le radio EIAR, che man mano vengono liberate dagli alleati. E mi piace concludere con questa notizia curiosa riportata in un Radio Corriere del 1937, legata a una polemica molto viva a quell'epoca, non soltanto in Italia, secondo la quale l'ascolto radiofonico avrebbe fatto calare le vendite dei dischi. In realtà la radio non soltanto non avrebbe danneggiato l'industria del disco, ma l'avrebbe favorita. E questa notizia dagli Stati Uniti dimostra proprio questo. Cos'era successo? Che nel 1936 vi era stato un incremento della vendita dei dischi. Anzi, la radio aveva aiutato ad orientare il gusto del pubblico. E non a caso la cifra più elevata di vendite è stata fornita da Johann Sebastian Bach, che dunque, negli stessi anni, anche negli States, avrebbe dominato i palinsesti.
Un ulteriore tassello questo, che non fornisce chiaramente alcuna conclusione, ma offre un ultimo spunto per non ritenere terminato questo mio contributo alla storia del gusto e della funzione del patrimonio bacchiano nel Novecento. Grazie. L'arte della fuga, come sappiamo bene, è un'opera saggio non destinata all'ascolto, ma alla lettura più che altro. Un saggio in senso stretto, nato con molta probabilità come contributo per la società di Mitzler. Sappiamo anche che la sua pubblicazione, nella veste in cui ci è pervenuta, non era stata pensata da Johann Sebastian, ma fu un'idea di Carl Philipp Emanuel, probabilmente con fini di sfruttamento commerciale e di come si direbbe oggi. L'arte della fuga apparirebbe quindi a rigor di logica come il soggetto meno indicato per un film musicale con un fine divulgativo. Questo perché il cinema è una forma di comunicazione immediata e sintetica che si consuma con la sua stessa fruizione. Una composizione musicale si ascolta in una vita centinaia di volte, un film, benché vada, si rivede una volta sola. Nel cinema la musica ha sempre una funzione accessoria. Se diventa il focus, il plot, risulta poco fruibile per un pubblico comune. La commistione dei vari elementi, lasciando preminente la musica, diventa disorientante, diciamo, per il fruitore comune. È più facile seguire il filmato di un concerto, la biografia di un musicista, un documentario di approfondimento divulgativo su un personaggio. Ma quando queste cose sono intrecciate insieme, la percezione, non avendo un percorso linguistico lineare da seguire, si disorienta. Essere abituati invece a fruire la musica ci predispone, ci abitua a continui salti spazio-temporali, diciamo meglio. Da questo ritengo dipenda la scarsa fortuna che i miei docufilm hanno in ambito cinematografico, dove c'è una fruizione non attenta alla musica, una fruizione subliminale, che va benissimo per la musica di commento. Anche se poi i miei progetti sono stati presentati in parecchie centinaia di istituzioni, reti TV come Sky Classic HD, in prevalenza però si tratta di ambienti musicali. Questo è anche il caso del film sul nome BACH, che al tempo era stato ritenuto sia dalla più importante casa madre tedesca di produzione di programmi musicali che dalla ZDF, troppo complesso per essere mandato in onda in Germania. Quindi sul nome BACH non è mai stato visto nella terra di Bach, anche se le immagini e le vicende ci parlano di Eisenach, Arnstadt, Weimar, Lipsia, Erfurt, Mulhausen, Dornheim, Köthen, Naumburg, Dresda, Altenburg, Halle, Celle, Lubecca, Amburgo, Lüneburg, Berlino. Insomma, una infinità di luoghi bacchiani che ricorrono visivamente e narrativamente nel film. Forse, ma non è qui la sede, si potrebbe dire qualcosa intorno alla ricezione in Germania della ricezione italiana di Bach. Chissà che non venga fuori in questo convegno. Il film è stato accolto in Italia con molto favore, ma pur sempre in circuiti musicali. Dal punto di vista dei contenuti e della struttura, assecondando il mio spirito, diciamo, barocco eclettico, ho approfittato per ricostruire la vicenda biografica bacchiana, dividendola in capitoli che corrispondono ai 20 numeri dell'arte della fuga e inserendo all'interno indagini musicali e musicologiche, ma anche teologiche, storiche, filosofiche, numerologiche, matematiche, esoteriche. Partiamo dall'aspetto biografico. Ho cercato di smentire intanto alcuni luoghi comuni diffusi in Italia, ma non solo. Intanto il ridimensionamento del carattere di un Bach severo o debole, mettendo in evidenza un carattere volitivo e gaudente, diciamo. Bach che suona al Café Concert, al Café Zimmermann e in altri ritrovi,
Bach risponde a tono ai suoi superiori, ossequioso ma con grande fermezza. Bach che fuma la sua pipa, ne parla anche in un testo musicale. Bach che beve piacevolmente una birra. Bach che governa con energia quella fucina fatta di mogli, figli, studenti pensionanti, con una produttività degna di una piccola azienda. Poi la precisazione è che dopo i primi anni 30 del Settecento, Bach non compone più cantate sacre, quindi la smentita di un Bach votato al sacro, quinto evangelista come veniva definito, immagine di cui si è appropriata sia il luteranesimo sia il cattolicesimo. In questi giorni, in una trasmissione TV, un notissimo pianista affermava che Bach riceveva direttamente da Dio la musica che componeva. Questa immagine quindi è ancora in qualche modo diffusa. È un Bach negli ultimi 20 anni non più oberato da problemi pratici come il mantenimento della famiglia, un Bach che si dedica solo alla musica teorica. Le voci degli intervistati approfondiscono questi vari aspetti, a cominciare da Alberto Basso, che fa un approfondimento biografico e musicologico, e poi Quirino Principe, il logico Douglas Hofstetter, autore di Goethe, Escher e Bach, famoso saggio degli anni Ottanta, Benedetto Scimemi, un matematico musicista che descrive i canoni con un linguaggio geometrico simmetrico e approfondisce gli enigmi dell'offerta musicale. E che precisa che Bach, al contrario di quello che si crede nella Vulgata, non aveva una grande passione per gli aspetti matematici della musica. Ne ha approfonditi alcuni, funzionali al risultato, ma non altre che sarebbero logiche per un matematico. E Scimemi fa l'esempio di un ulteriore rovesciamento possibile del canon per argomentazione, ma che funziona anche benissimo e che non è stato contemplato, considerato da Bach. Poi il filosofo Salvatore Natoli, il teologo musicista Luigi Garbini, i musicisti Tom Kopman, Enrico Baiano, Matteo Messori, Hans Eberhard Dentler e le sue ipotesi pitagoriche sull'arte della fuga. Il compositore Luca Cori, che approfondisce poi la numerologia, la gematria, cioè il valore numerico assegnato alle parole, i famosi rapporti simbolico-numerici, il 7, il 12, il 14, il 41, simmetrie numeriche, sezione aurea, numero delle note dei soggetti, tutti i rapporti che ricorrono nelle proporzioni dell'arte della fuga, sia nella macro che nella microstruttura. Altro scopo è stato indagare sul pensiero, diciamo, inattuale dell'ultimo Bach, in una fase della sua vita in cui era diventato recalcitrante rispetto agli obblighi di natura pratica, i superiori, le commissioni, eccetera. Ed era egli stesso probabilmente in fuga dalla sua contemporaneità. Dal punto di vista strettamente musicale, mi ha sempre affascinato la querelle intorno a quale sarebbe l'organico corretto ideale per eseguirla. Un clavier o due clavier, nel caso delle due fughe a due clavicembali, quattro voci distinte come si desume dalla scrittura a quattro parti, fino al contrapunto 14 con qualche eccezione, e poi i canoni, certamente destinati alla tastiera. Nella fuga a tre soggetti, aggiunta dopo e incompleta, ritroviamo poi la scrittura iniziale a quattro parti. Ma quale sarà mai l'organico ideale? Una cosa è certa. L'esecuzione con un organico fisso in sede concertistica diventa per un fruitore medio quasi intollerabile, se non soporifera. Un clavicembalo o un organo, un quartetto d'archi, un quartetto di strumenti a fiato, qualsiasi esecuzione monocorde, diciamo timbricamente omogenea, sarebbe una fruizione per musicisti, più che per un ascoltatore medio, diciamo. E non sarebbe facilmente divulgabile, e del resto questa era la sua naturale destinazione, proprio perché nella struttura stessa della fuga mancano i climax, il pathos, elementi che caratterizzano altri cicli strumentali, per non parlare delle composizioni vocali, delle cantate, delle passioni. Lo stesso Alberto Basso scriveva, cito testualmente, che le strutture contrappuntistiche dovevano fondarsi su principi logico-matematici, applicati secondo regole rigidamente organizzate, razionalizzate, e che il lavoro degli artisti impegnati in questo genere musicale dovesse essere più vicino a una speculazione scientifica che non a una libera manifestazione creativa. Allora, perché non colorare l'esecuzione, un po' come nei tableau di Mussorgsky Ravel, mettendo in evidenza le parti nascoste dei contrappunti, ma non solo,
attraverso un lavoro di ricomposizione nella distribuzione delle parti, con una sorta di rilettura al quadrato del testo, fare emergere delle linee nascoste, che la distribuzione delle parti e la destinazione strumentale, timbricamente variegata, rendono più evidente l'ascolto. L'intento ulteriore è stato quello di creare un ponte fra il mondo dello stilus anticus e la musica contemporanea, fra il Bach che guardava la tradizione cinquecentesca e quattrocentesca e un Bach atemporale. I primi tre numeri dell'Arte della Fuga sono rimasti per scelta invariati, giusto per non deviare dalla scrittura bacchiana, per ribadire il canone della struttura, anche se il primo contrapuntus è suonato da uno strumento dal suono il più possibile neutro, puro, astratto, uno strumento non esistente in natura, l'armonica a bicchieri, non la grassa armonica a tastiera, ma proprio la serie dei bicchieri sfiorati dalle dita, come nella tradizione antica. I due successivi numeri sono stati eseguiti invece sul clavicembalo e sul clavicordo, le due tipiche tastiere dell'epoca bacchiana. Gli strumenti sono oltre 50, pianoforte celeste, pianoforte tre flauti traversi, sestetto vocale madrigalistico, fisarmonica, soprano e mezzosoprano, cimbalo, oboe e fagotto, chitarra e due violoncelli, clavicembalo, fortepiano ed arpa, eccetera. A Ruggero Laganà e Alessandro Solbiati, che sono poi due compositori a cui è stato chiesto di riscrivere, con molte virgolette, i numeri dell'Arte della Fuga, è stato dato il compito di non aggiungere, per quanto possibile, note strane al testo bacchiano. Ma evidentemente non si è trattato di una semplice trascrizione, ma piuttosto di una traduzione per gli specifici timbri delle combinazioni strumentali, e cercando di evidenziare lo spirito, le linee di forza, le cellule caratterizzanti, con una parola, la fisionomica di ogni singolo contrappunto, fuga o canone. L'atteggiamento di Laganà, essendo anche lui clavicembalista, è stato più incline al carattere improvvisativo, ha dato un carattere più libero alle sue trascrizioni, allontanandosi maggiormente dalla lettera del testo originale, mentre Solbiati ha lavorato più in profondità sulla struttura. Quando si affida a un compositore un testo, si mette, diciamo, completamente da parte ogni tipo di filologia, un modo di rispettare il testo e anche tirare fuori tutte le sue derive, come osservarlo al microscopio, e quindi trasformarlo a volte quasi in un pretesto. Di trascrizioni bacchiane, del resto anche dell'Arte della Fuga, ce ne sono una infinità. Se ne contano, dalla prima del 1927 di Graeser, almeno 300, e più della metà sono state registrate. A me non interessava tutto questo. Avere a che fare per un compositore con brani che non hanno mai suonato, con un organico preciso, con la richiesta di riscriverle per combinazione di strumenti anche paradossali o con strumenti che non esistevano certo all'epoca di Bach, è estremamente stimolante per riconsiderare il materiale testuale. Nel nostro caso, nella scelta degli strumenti, si sono quasi sempre evitati i quattro strumenti, per avere la possibilità di scarto di uno strumento rispetto alle quattro voci della fuga, per essere costretti a riformulare una differente distribuzione. Due esempi per sottolineare come i due compositori hanno raccolto a loro modo questa sfida. Nel contrappunto quarto, ad esempio, c'è una continua progressione di terze discendenti e molto simmetriche. Nella rilettura di Laganà per celeste e pianoforte c'è un inizio tutto verso l'acuto da parte della celeste dei ribattuti del pianoforte, che man mano si sposta verso il grave con le note gravi del pianoforte, e in questo caso la figura caratterizzante del contrappunto, le terze discendenti, hanno guidato la ricomposizione dell'intero brano. Nel caso del canone per augmentazione in contrarium motu a due voci, riscritto da Solbiati, sarebbero bastati due strumenti, il flauto e il violino in questo caso. Il terzo strumento, il pianoforte, che suona per lo più in cordiera, ha un ruolo preciso. Il flautista intanto passa dal flauto basso al flauto in sol, al flauto in do fino all'ottavino, a cui è affidata l'ultima parte particolarmente arabescata del canone. Ma la cosa originale è la lettura all'interno delle due voci bacchiane
di voci inesistenti da parte del pianoforte, che legge nell'ordine di comparsa all'interno delle violine bacchiane, appunto, le 12 note del soggetto iniziale dell'arte della fuga, che non sono le note del canone, ma diventano una sorta di passacaglia che si ripete ogni volta che nelle due voci ricorrono quelle note. Naturalmente in maniera asimmetrica, perché suona all'unisono con gli altri strumenti. La fuga a tre soggetti sarebbe stata la numero 14, che a livello numerologico corrisponde, come sappiamo, al nome Bach. Qui abbiamo una scrittura puntillistica e molto sorvegliata di Solbiati, della Sendo Solbiati, per un quartetto d'archi, in questo caso il quartetto Prometeo. Il signor Bach sarà stato senz'altro un grande musicus, ma non fu affatto un uomo di scuola, mentre per questo servizio di cantor della Thomas Schule bisognava scegliere una persona adatta a tutte e due le funzioni. Solbiati mantiene tutte e solo le note del testo bacchiano, trasfigurandolo però sul piano del timbro e del registro, in modo da creare una sorta di dialogo immaginario fra l'astrazione della polifonia bacchiana e l'infinito mondo sonoro del presente. Il terzo soggetto, come sentiamo in sottofondo, in crescendo, è sul nome BACH, quindi un ricercare cromatico. Per creare qui un contrasto, i quattro archi utilizzano la sordina di ferro per avere proprio un suono che timbricamente e dinamicamente si stacchi dal resto. Nella mia fine e il mio inizio è l'ultimo capitolo di questo film. Il soggetto principale dell'arte della fuga usato come materiale per una improvvisazione jazz. È stato chiamato Stefano Bollani, che ha realizzato 5 improvvisazioni, nel film ne è stata scelta una. In questo caso il musicista ha ricevuto all'ultimo momento, all'atto proprio di suonare, le 12 note del soggetto, per non creare dei preschemi improvvisativi, per lasciare tutto all'improvvisazione più spontanea, come per ricreare una sorta di gara, simile a quella a cui veniva sottoposto Bach da Federico di Prussia. Ecco, l'improvvisazione opposta al rigore ascetico, i due volti in fondo di Johann Sebastian Bach, dal ritorno al passato al salto nel futuro. Grazie. Eccoci e ben ritrovati a questa seconda sessione del convegno Bach in Italy. Questa sessione si chiama Bach in onde. Abbiamo sentito ora due relazioni davvero pregevoli di Beatrice Birardi, che ci ha parlato dell'influenza, eccola, la vediamo ora collegata, dell'influenza proprio della musica di Bach nella radio di regime italiana, e abbiamo avuto anche il contributo di Francesco Leprino invece sul ruolo svolto dall'arte della fuga, contestualizzata in questo senso per appunto un prodotto televisivo. Saluto intanto i relatori e mi complimento con loro per le loro relazioni. Ecco, buon pomeriggio Francesco Leprino e buon pomeriggio Beatrice Birardi, che però ha il microfono spento ora. Ecco, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie Valentina. Sì. Prendo anche subito i complimenti dati dai numerosi commenti che sono pervenuti al sito gsbach.it, che è appunto in collegamento sia per la diretta Facebook che per la diretta YouTube. E quindi vi invitiamo a porre le vostre domande, i commenti ai relatori, e appunto sia e ovviamente in lingua italiana ma anche in lingua inglese. E ad aprire le danze, quindi comincerei io a questo punto, e vorrei subito cominciare con Beatrice Birardi, e per tutti questi interessanti spunti che ci ha offerto con il suo contributo per indagare al meglio il ruolo appunto di questo nuovo mezzo di comunicazione, ovvero della radio, in rapporto alla diffusione della musica di Bach.
soprattutto alla collocazione nell'orizzonte di ascolto proprio dei primi fruitori radiofonici. E ci ha tra l'altro indicato in modo puntuale delle trasmissioni e un nostro follower, si direbbe oggi, ci ha chiesto appunto se siano pervenute delle registrazioni delle trasmissioni di cui lei ha parlato. Buongiorno a tutti. Purtroppo io non ho avuto modo di ascoltare queste trasmissioni, ho diciamo consultato, ecco, i numeri del Radio Corriere e fatto delle ricerche su alcune pubblicazioni dell'epoca sempre. Credo che qualcosa ci sia, ecco, nelle teche RAI, perché per altre ricerche sempre sul periodo insomma fascista ho avuto modo di consultare le teche RAI e quindi qualcosina c'è, però purtroppo molto materiale del periodo, sia radiofonico, anche televisivo, perché in quegli anni si iniziava anche a fare qualche esperimento di televisione, è andato perduto, questo me lo confermavano proprio in RAI, e quindi diciamo certamente non è possibile trovare tutto, qualcosa sì, ma non tutto il materiale, non è possibile, insomma, non credo. E ci sono forse fate delle tracce di musica bachiana anche nelle trasmissioni per bambini, diciamo quelle più fascistizzate, se mi passate il termine, ovvero quelle di Radio Roma e soprattutto Gran Bazzi, che era alias Maestro Remo per Radio Trieste. Ecco, le sono pervenute forse delle tracce in queste trasmissioni nello specifico? Allora, per quanto riguarda, si parla di trasmissioni per bambini, giusto? Era la domanda. Sì, riguardo le trasmissioni per bambini, ma insomma in generale proprio la radio del periodo. Ecco, nei primi anni ci sono molte più trasmissioni culturali e c'è molto più disinteresse, diciamo, da parte del regime, quindi c'è molta più libertà, questo almeno fino alla metà degli anni 30. In effetti le trasmissioni, quella che ho citato, ad esempio della stazione di Milano, Il Cantuccio dei Bambini, era una trasmissione prettamente musicale, fatta per i bambini. A Roma c'era Il Giornalino del Fanciullo, che però era non troppo musicale, era più diciamo sulle poesie, sui racconti, ecco, più su interventi parlati anche da parte dei bambini. A Napoli c'era un'altra trasmissione, quindi ogni stazione aveva una sua trasmissione per bambini. Nei primi anni c'è musica, l'unica è questa di Milano, che è specificatamente dedicata alla musica, e ci sono anche dei bambini che seguono Bach in radio, quindi ci sono anche queste notizie. Però man mano che si va avanti con gli anni, a parte che queste trasmissioni vengono sostituite da trasmissioni tipo il Balilla e le piccole italiane, quindi insomma il regime chiaramente si rende conto nei primi anni 30 dell'importanza della radio, come anche del cinema, succederà la stessa cosa, e chiaramente piano piano interverrà in maniera più pressante, quindi una serie di trasmissioni saranno più pervase da inni, da canzoni del periodo, quindi si cercherà di chiaramente modellare anche trasmissioni che inizialmente sono un po' più ingenue, ecco, diciamo questo termine, più a immagine del regime, quindi anche in quel caso non, in trasmissioni diciamo prettamente fasciste è difficile trovare musica non, ecco, non, che non sia del regime, quindi che non siano canzoni o inni, questo tipo di musica si trova in trasmissioni più disinteressate, trasmissioni più culturali, perché comunque la radio del periodo, fra i tanti scopi, ecco, pur essendo una radio di regime, una radio di Stato, è una radio principalmente culturale, beh, questo c'è da sottolinearlo, quindi la maggior parte dei programmi sono programmi di informazione, sono programmi di musica, soprattutto fino alla metà degli anni 30, anche i notiziari radio sono pochissimi, quindi non è lo scopo informativo, non è quello principale della radio, come magari è oggi forse, no? Per cui insomma un po' questo il quadro generale. Man mano che ci si avvicina verso la fine degli anni 30 la situazione si capovolge, ecco, quindi bisogna un po' differenziare a seconda degli anni a cui facciamo riferimento. Senz'altro, e visto che parlavamo appunto della metà degli anni 30, nel giugno 1933 si diffonde la Radio
rurale, ovvero un ricevitore a prezzo imposto e con delle caratteristiche standardizzate, promosso dall'ente radio rurale, appunto istituito dal regime per la diffusione della radio in ambienti collettivi, soprattutto nelle zone rurali delle bonifiche agrarie. E l'apparecchio era acquistato dai strumenti governativi o dagli istituti scolastici, ma in questo modo oltre 3 milioni di scolari italiani hanno così potuto conoscere la radio, cominciato a, tra l'altro, a conoscere la lingua italiana. Ritorniamo al nostro Bach in Italy, quindi. La domanda che vorrei porre è, le risulta che forse la musica di Bach trovasse spazio anche nei programmi specifici di radio rurale? Ah, sì, Radio Rurale è un, diciamo, una sorta di esperimento, insomma, che fa proprio il regime, ha lo scopo di diffondere la radio in tutte quelle zone, soprattutto meridionali, perché fino ai primi anni 30 l'ascolto, gli abbonati dell'EIAR erano principalmente nelle zone del nord, erano circa 200.000 abbonati abbiamo all'inizio degli anni 30, quindi non sono pochissimi, ma soprattutto concentrati al nord e nelle zone, diciamo, più urbanizzate, quindi c'era un problema di far arrivare la radio anche in quelle zone più marginali. Quindi Radio Rurale prima e poi Radio Balilla, quindi l'acquisto di questi apparecchi molto economici, tra virgolette, insomma, viene fatta proprio con questo scopo, con lo scopo, insomma, di diffondere la radio. Ma i programmi di Radio Rurale, ecco, non contengono molta musica. Allora, non sono non sono molto dettagliati, ecco, quindi all'interno del Radio Corriere non abbiamo un dettaglio delle trasmissioni di Radio Rurale, però quello che principalmente fa Radio Rurale è diffondere informazioni, quindi informazioni per gli agricoltori, per gli artigiani, per le scuole, appunto, come dicevi anche tu, Valentina, quindi diffondere la cultura, l'italiano, quindi non sono principalmente programmi musicali, sono programmi più che altro di informazione, di cultura, quindi sia Radio Rurale e poi tutti quegli altri programmi, ecco, collegati all'ascolto collettivo, quindi nelle scuole, nei dopolavoro, in tutti quei luoghi, insomma, in cui il fascismo cerca di entrare attraverso proprio la... la messa insieme, insomma, lo scopo è creare gruppo sostanzialmente, no? E quindi cercare di chiaramente guidare le masse, un po' in questo senso. Ecco, guidare le masse, stiamo parlando del periodo del fascismo. Un nostro appunto interessato ci chiede se il fascismo vedeva di buon occhio Bach, anche se di nazionalità tedesca. Ovviamente ci ricolleghiamo anche alla querelle sulla musica di Wagner, per esempio. Ecco, che risposta vorrebbe offrire? Quello che posso dire è che anche nell'ultima fase del regime, quindi periodo di autarchia, quando si cerca di italianizzare un po' tutto, anche la cultura, no? Sono gli stessi anni in cui l'Italia si allea con la Germania, quindi chiaramente la musica tedesca in realtà in radio, ma anche nella produzione discografica, è molto molto eseguita, molto molto ascoltata, quindi Bach, Wagner, Beethoven, li troviamo fino, insomma, durante tutti gli anni di regime, e assolutamente non c'è nessuna remora nei confronti della musica tedesca, anzi è ben accolta dal regime, proprio in virtù di questa alleanza che poi viene fatta, no, tra Italia e Germania. Infatti uno dei, giustamente come dice appunto Beatrice Virardi, era vista di buon occhio, e una delle personalità italiane più significative che ha contribuito davvero in modo massiccio alla diffusione dell'opera di Bach, sia in qualità di revisore che in qualità di trascrittore, in qualità di musicista, era niente di meno che Alfredo Casella. Proprio già nel 26 Casella lamentava che quello di Bach fosse stato uno strano destino, perché era iniziato con l'essere dimenticato per più di mezzo secolo. Quindi proprio forse anche grazie invece a delle... siamo nel momento in cui Casella riscopre l'influenza di Bach e lo testimonia l'Italia, siamo nel 1926, quindi pienamente inseriti nel discorso musicale che lei ci ha proposto sul... Certo, sì, tra l'altro Casella è uno dei più attivi in radio, lavora tantissimo sia come direttore come trascrittore anche per l'EIAR. E se posso aggiungere anche un'ultima cosa, sempre riguardante i rapporti con la Germania, sono tantissimi i collegamenti radiofonici con Berlino e anche gli scambi, musicisti che vengono in Italia, musicisti italiani che vanno in Germania.
C'è un concerto bellissimo proprio dalla cattedrale appunto di San Tommaso a Lipsia, con musiche di Bach, proprio negli anni dell'alleanza, diciamo, tra Germania e Italia. Quindi ci sono tantissimi scambi, direttori tedeschi che vengono a dirigere le orchestre Eger in Italia, quindi a Roma e a Torino, per cui ci sono scambi molto stretti anche dal punto di vista culturale e musicale. Senza dubbio, e un altro punto che ha così solleticato la mia curiosità dell'intervento di Beatrice Birardi era proprio questa convinzione verso la fine degli anni 20 che l'avvento della radio avrebbe poi distrutto il disco, e questa polemica appunto sulla vendita dei dischi. Ma d'altronde proprio lo stesso Casella che faceva da corrispondente per un quotidiano americano, lei cita infatti in chiusura del suo intervento l'industria americana proprio come chiusura importante, non può venire a essere trascurata, perché gli Stati Uniti erano un modello sicuramente molto importante dal quale l'Italia guardava, erano molto più avanti con già un grandissimo numero di apparecchi radiofonici funzionanti negli Stati Uniti. Questo però ovviamente aveva delle funzionava in un modo diverso. Appunto, in Italia ogni apparecchio era soggetto al pagamento di una tassa statale, in America invece vi era libertà, certo una libertà fittizia, perché poi si sa che con l'avvento della pubblicità ovviamente questo avrà segnato anche una grande influenza nel gusto del pubblico. Ecco, invece quindi nel suo studio appunto che cosa si trae di confronto dall'esperienza americana rispetto a quella italiana? Beh, quello che insomma viene a dire anche questo, che l'America, nonostante, ecco, quell'articolo che ho citato del 37, quindi siamo in pieno periodo autarchico e insomma le porte anche della guerra, c'è già l'alleanza con la Germania, nonostante tutto si parla di America sul Radio Corriere, c'è musica americana, ci sono orchestre italiane che gli orchestrine, no, di Kramer che ripropongono insomma comunque musiche americane o mascherate, quindi comunque jazz americano mascherato, no? Per cui ci sono anche con l'America, ci sono rapporti stretti anche se sotterranei. Chiaramente stiamo parlando di due luoghi, due approcci, due culture completamente diverse all'epoca e anche molto lontane, quindi con rapporti, certo, se pensiamo adesso che noi in ogni momento insomma sappiamo un po' tutto, quindi sappiamo cosa succede in America, sappiamo, dobbiamo pensare che all'epoca, soprattutto in gran parte dell'Italia, quindi meridionale, insomma io come detto prima faccio anche raccolta insomma di storia popolare, racconti, negli anni 30 i miei nonni non avevano neanche idea di dove fosse l'America, comunque arrivavano notizie così, magari da qualche parente emigrato, quindi non si sapeva nulla dell'America, né figuriamoci insomma dell'industria del disco, della cultura, quindi bisognava far parte di un certo ceto sociale o di un certo insomma ambiente sociale per conoscere, avere accesso ai giornali, avere accesso alle comunicazioni, ecco, non, insomma gran parte dell'Italia non aveva accesso a queste informazioni, quindi anche quando parliamo di radio dobbiamo parlare comunque di una di un numero di cittadini insomma ristretto che aveva comunque modo di ascoltare la radio, di usufruire del disco. Sarà poi dopo la guerra che piano piano, ecco, negli anni 50 si allargherà un po' l'orizzonte, ma siamo in un'epoca che per noi è lontanissimo, insomma, cercare di capire un po' come andavano le cose. Senz'altro, siamo lontani, come dice Beatrice Birardi, dal punto di vista temporale, ma se c'è un vantaggio, potremmo dire, o un qualcosa che accomuna la musica di Bach con le epoche di cui stiamo parlando, è proprio invece riportarle a un insieme di vicinanza. Com'è possibile questa vicinanza? Sicuramente, a mio avviso, con i trascrittori, cioè i musicisti, le grandi personalità musicali che hanno voluto trascrivere la musica di Bach, però ricreandola. Uno dei primi è stato Ferruccio Busoni in Italia, che sicuramente ha contribuito in modo massiccio a questa trascrizione di un'idea astratta, come lui diceva, ma riportandola nella modernità. E una nostra appunto partecipante virtuale al convegno ci chiede ad entrambi i relatori se a loro parere
parere nelle trascrizioni è necessaria una trascrizione dei brani di Bach per andare incontro ai gusti del pubblico, come diceva la relazione di Beatrice Birardi, o è meglio ritenere dove indicato la strumentazione originaria nel tentativo di essere il più fedele possibile alle sonorità del compositore, e qui mi rivolgerei a Francesco Leprino? Beh, la questione è piuttosto vasta e ampia. Allora, intanto sappiamo bene che la musica di Bach è una musica passepartout, possiamo dire in qualche modo. Il problema è come si trascrive. Mi ricordo che c'erano le trascrizioni pop rock degli anni 70, delle musiche fra virgolette classiche, che erano degli esempi di puro kitsch musicale. Io credo che intanto Bach era un grande curioso. Se fosse vissuto oggi, così come si approcciava con entusiasmo ai fortepiano, che era uno strumento che potrebbe corrispondere oggi, non so, ai computer o agli strumenti elettronici, si sarebbe approcciato anche, avrebbe curiosato anche con gli strumenti elettronici. Il problema sta nel come viene trascritta, cioè vanno bene anche le semplificazioni, vanno bene anche le esecuzioni, diciamo, su strumenti atipici, anche con lo zufolo. Vedevo nei programmi dell'era, appunto, citato il famoso zufolo, che dovrebbe essere un flauto a becco, un flauto dolce, no? Immagino, anche se più pastorale magari. Mm-hmm. Ritengo, adesso nel mio caso si trattava dell'arte della fuga, quindi c'è una certa liceità, diciamo, a riscrivere o trascrivere. Già dovremmo appunto distinguere fra la trascrizione e la riscrittura. Nel caso delle cose usate nel mio film c'è una vera e propria riconsiderazione del materiale. Nel caso della trascrizione invece trovo che siano assolutamente tutte lecite con qualsiasi strumento, purché non scadano nel cattivo gusto, perché la differenza poi sta lì, perché quando si scade in una semplificazione, uno snaturamento, anche perché poi i timbri degli strumenti sono anche i fonemi, la lingua proprio della scrittura musicale, ci si può allontanare e si può tradurre per un altro strumento, però se si allontana troppo dallo spirito della scrittura diventa un'altra cosa. Un'altra cosa può essere bella, uguale, pur sempre un'altra cosa, però può essere anche brutta. Ecco, questa è la mia opinione. Beatrice Birardi al merito. Sì, sono assolutamente d'accordo con Francesco Leprino, anche perché io adoro anche trascrizioni kitsch, devo dire, sono molto, insomma, anni 60, 70, ci sono cose che funzionano, poi alla fine Francesco Leprino può dirlo meglio di noi, che è un regista, si occupa di cinema, quindi non ha senso dire quella è più fedele, quella è più originale, quella è più vicina allo spirito, è più vicina, perché comunque i tempi poi cambiano, la musica cambia e ci sono cose belle anche, diciamo, che magari in un determinato momento ci possono sembrare non funzionali o non, però magari basta anche un'immagine. Ecco, domani ci sarà poi la sessione del cinema, quindi sarà, insomma, più approfondito sicuramente questo argomento, però c'è tanta musica che magari, tante trascrizioni che ci possono sembrare fuori luogo o comunque non funzionali, magari basta abbinarle all'immagine o a un momento particolare, o comunque è già la cosa funziona. Quindi la musica, secondo me, va vista, ecco, da vari punti di vista, quindi non solo in maniera unilaterale. Quindi anche, insomma, il discorso, secondo me, cinematografico, comunque il discorso, ecco, dei generi popular, diciamo così, va visto anche secondo un'altra, insomma, un'altra ottica, quindi cercando di non essere troppo, ecco, con i paraocchi, cercando di allargare un po' lo sguardo.
Beh, allargare lo sguardo innanzi, no? C'era solo chi guarda innanzi e lo sguardo lieto, diceva Busoni, che appunto, dicevamo, è stato un grande trascrittore di Bach, ma non solo. Tornerei al tema della trascrizione, parafrasando invece questa volta Salvatore Sciarrino, che diceva che la trascrizione va considerata come uno studio musicologico fatto di suoni e non di parole. E su questo richiamerei l'attenzione di Francesco Leprino anche citando un'altra esperienza, ovvero un altro trascrittore che in questo caso è anche ovviamente una grande personalità del Novecento. Sto parlando di Luciano Berio, che nel 2001 conduce un esperimento davvero insolito ma di grande valenza musicale, ovvero per il Teatro Lirico di Spoleto contribuisce ad un progetto di trascrizione, rielaborazione e completamento proprio dell'arte della fuga. È stato forse questo progetto, svoltosi nel 2001, in qualche modo uno spunto anche per il suo film? Beh, c'è stato anche questo, ma c'è stato anche l'esempio anche delle trascrizioni di Franco Donatoni, che sono state molto importanti. Diciamo che il mio interesse per l'arte della fuga è combinato col mio interesse in genere per la musica contemporanea, perché ritengo appunto questa grande opera qualcosa di atemporale, non legata al tempo, che quindi può spingersi in avanti e può rivelare, diciamo, può rivelare può seminare delle cose nuove, interessanti per i compositori di oggi. Non mi interessava fare in realtà un docufilm su Bach, troppo ampio sarebbe stato. Allora mi sono tirato la zappa sui piedi e invece di avere come colonna sonora La Passione secondo Matteo, ho scelto di avere L'arte della fuga e di indagare, di entrare dentro anche per un po' questo tentativo, chiaramente non riuscito perché è impossibile, di entrare nel laboratorio mentale dell'ultimo decennio di Bach. Quindi laboratorio mentale, Bach è completamente astratto dalla sua realtà, completamente astratto dalle commissioni, dai superiori, dalla famiglia, diciamo un Bach atopico, diciamo in qualche modo. E quindi indagare su quest'opera mi stimolava particolarmente. Indagare voleva dire anche vedere cosa si poteva tirare fuori, cosa dei compositori di oggi potevano tirare fuori, al di là, ripeto, delle trascrizioni, che sono tantissime, dell'arte della fuga, e quindi appunto vedendo poi il film, sentendo soprattutto, diciamo, le riscritture dei due compositori, credo che vengano fuori, per chi conosce quest'opera, delle cose molto interessanti. Al tempo stesso la farcitura con i luoghi bacchiani, le vicende bacchiane, eccetera, è un tentativo, un ponte proprio di divulgazione, diciamo, per riuscire a far digerire, come dicevo prima, diciamo, quest'opera immensa, bellissima, ma difficilissima da ascoltare in sede concertistica per un ascoltatore comune, da farla digerire a un pubblico comune, ecco. Quindi la primissima idea di lavorare sull'arte della fuga è stata forse una volontà esplicativa in qualche modo per se stesso, immagino, in qualità di regista, ma anche verso il pubblico. Assolutamente, assolutamente sì. Io cerco di essere un medium nelle mie cose, cerco di prendere delle cose che sono un po' accantonate, il film che ho fatto su Gesualdo da Venosa, piuttosto che sulla clavicembalo di Domenico Scarlatti, piuttosto che su altre cose, diciamo, marginali, diciamo, della storia della musica, seppur importanti, per portarle in superficie attraverso un medium popolare proprio. E qui sta un po' la sfida difficile, perché, come ho detto, quando si tematizza la musica nel cinema, il discorso diventa piuttosto complesso.
È complesso senz'altro, ma è quello che mi incuriosisce ancora è proprio come vede Francesco Letterino la musica alla conquista dello spazio audiovisivo. C'era stato nel 68 un film che si chiamava, si chiama ancora Chronique d'Anna Magdalena Bach, la Certo. storia della vita, ecco, dell'Anna Magdalena, ovviamente la seconda moglie di Bach, e un lavoro che si era imposto nel 68 al Festival del Cinema di Berlino, però non proveniva da un ente televisivo, nemmeno qui. Quindi c'era già stata forse questa necessità di trovare un carattere sperimentale che non fosse solo quello di riproporre dei fatti biografici. È stato anche questo uno stimolo o in che linea, ecco, voleva collocare forse il suo documentario, la sua opera da film? Beh, una cosa molto diversa perché la cronica dell'Anna Magdalena Bach di Jean-Marie Straub Houllier è un'opera molto particolare, molto sperimentale, come erano sperimentali i film di questi musicisti, con Gustav Leonhardt che interpretava appunto Bach, e con un andamento, diciamo, molto. Molto lento, molto piano. Era un film in cui c'erano, non mi ricordo se una ventina di inquadrature in tutto l'arco del film, camera fissa, tutto molto, molto castigato, diciamo, proprio per quasi mettere una lente di ingrandimento quasi sacrale, ecco, su questa interpretazione. La mia cosa invece è molto più dissacratoria, diciamo. Il mio spirito è dissacratorio, allora si vede il personaggio di Bach, che in questo caso appunto è interpretato da Sandro Guccardi, che non è un attore, ma è un personaggio simbolo della fortuna bachiana in Italia, che gioca con se stesso, gioca con la sua immagine, gioca con la gente che lo fotografa, non so, a Weimar ricordo che lo fotografavano in tanti e lo scambiavano per Goethe, soltanto i turisti giapponesi lo riconoscevano come Bach, che erano più informati. Ecco. E quindi il mio è un atteggiamento abbastanza diverso, infatti ritengo un docufilm abbastanza vivace, anche se, no, se interferisce molto poco, le immagini, le parole, eccetera, interferiscono molto poco con l'ascolto della musica, che rimane sempre al centro, il focus centrale, il focus di primo piano. E quindi infatti anche questo, lei diceva a un certo punto che la musica non è solo un commento in questo film, io sottoscrivo infatti le sue parole perché la bellezza di questo documentario appunto sul nome BACH, che tra l'altro ricordiamo è visibile grazie al sito del convegno appunto in forma gratuita per tutta la durata della manifestazione, propone un ascolto musicale ininterrotto, è quasi un flusso di coscienza, vorrei dire, cioè è qualcosa che non è di mero commento, ma fa parte proprio della narrazione. E quindi c'è una volontà di riproporre Bach, la figura di Bach, non solo la figura, proprio la sua narrazione musicale per riuscire a comprendere meglio il mistero di quest'opera. Certo, assolutamente sì. Poi io ho sempre ritenuto che un'esecuzione musicale sia in qualche modo una fiction, perché anche i musicisti quando suonano sono come gli attori quando recitano. Non è una realtà, è una fiction. Quindi i musicisti sono degli attori veri e propri, e quindi è più che musica diegetica, è più che musica funzionale al film, ma è proprio la sceneggiatura in quel momento. Il veicolo centrale della sceneggiatura, che il soggetto centrale della sceneggiatura diventa la musica, e quindi proprio è un puntare il microscopio della percezione, perché il problema sempre dei mezzi audiovisivi è quello che
la percezione sonora è sempre subliminale, sempre in secondo piano, viene risucchiata spesso dall'immagine. Allora cercare di portare, di fare aprire le orecchie, l'ascolto, diciamo, nella dimensione multimediale, intermediale, diciamo, di questi mezzi, è proprio la scommessa, proprio mettendo al centro proprio la musica, anche pur contornata da altre cose. E questa è anche la difficoltà, se vogliamo, perché viviamo in un mondo abbastanza assordato, diciamo, non attento ai messaggi subliminali, che pur sempre poi condizionano in maniera addirittura superiore ai messaggi visivi una fruizione, però tendiamo sempre a non considerarli, a considerarli secondari, perché il nostro orecchio, diciamo, nel flusso non ha delle attenzioni discrete, perché si perde. È un discorso piuttosto complesso, lo facciamo qui chiaramente, perché nel flusso si perde la discrezione dell'informazione. Una commistione di mezzi, infatti una persona che sta seguendo appunto il nostro convegno virtuale, in realtà in modo reale, commenta dicendo film per musica anziché musica per film. Questo potrebbe essere forse... Assolutamente sì, assolutamente. Il mio primo documentario del 95 si titolava L'ascolto dell'immagine, proprio basato su momenti topici in cui la musica prendeva in mano la situazione, costituiva la sceneggiatura, e le immagini e i registi venivano pilotati dalla musica. Un esempio per tutti, eclatante, si può dire che non sia riuscito meno, è l'adagietto di Mahler nella lunga sequenza di Morte a Venezia, che detta totalmente la sceneggiatura di Visconti, che la condiziona completamente in toto. Ma ce ne sarebbero tantissimi. Senz'altro, come ce ne sarebbero giustamente tanti di esempi, tra i quali quelli che ci ha citato adesso Francesco Leprino, sicuramente anche per la musica di Bach. Ricordo il primo inserimento della musica di Bach nel 1931 in Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Uno non penserebbe a un inserimento di Bach già all'epoca, almeno dal punto di vista televisivo, e invece è stato. Allora, una domanda che in qualche modo da questa riflessione sui mezzi audiovisivi mi sorge spontanea, e quanto sia stato importante l'utilizzo di questo nuovo mezzo, quindi da un lato il mezzo radiofonico, dall'altro quello televisivo, per sviscerare degli aspetti di Bach che forse il grande pubblico sicuramente non conosceva, ma anche per ribaltare in qualche modo l'immagine. E penso per esempio ai documentari realizzati negli anni 70 da Bruno Mont-Saint-Jean con Glenn Gould. Glenn Gould che ci propone una lettura analitica di Bach davvero di grande intensità, con il rovello interiore che accompagna, la tensione che spinge Glenn Gould a carpire forse l'intimo di qualcosa. E questo è legato anche alla proiezione della realizzazione sonora. Forse senza un mezzo di questo tipo non avremmo potuto vivere un'esperienza musicale in questa sua totalità esistenziale. Che cosa ne pensi del nostro dottore? Ma a me viene in mente ancora di più, per esempio, l'esperimento dei sei film sulle suite per violoncello interpretate da Yo-Yo Ma, che sono straordinarie, perché in ognuno di questi c'è una relazione con un linguaggio diverso, è veramente c'è una relazione molto stretta, e lì veramente si focalizza molto l'ascolto, diciamo, di questo. Però mi veniva in mente, a proposito di film e a proposito di Bach, un altro esempio molto importante, che qui è lecito citare, è l'episodio in Accattone della
della lite cruenta, dura, terribile, in questo mondo periferico fra il protagonista e gli altri, lite violenta sottolineata dal corale della Passione secondo Matteo, che ha un significato incredibilmente intanto è un esempio di asincronismo estremo, cioè questa durezza, questo ambiente terribile, questo litigio violento e questa musica che quasi in qualche modo va contro, quindi che assolve i personaggi, che in qualche modo li fa sembrare come vittime sacrificali di un qualcosa di superiore, che ribalta completamente quello che ci dice l'immagine. E quindi qui è uno di quegli esempi in cui la musica di Bach stravolge completamente quello che si vede, quello che lo spettatore vede. E giustamente anche dal nostro pubblico virtuale ci scrivono dicendo che proprio infatti un maestro come Pasolini col suo Vangelo secondo Matteo aiutasse a presentare Bach meglio al pubblico e la stessa osservatrice ci dice che è molto d'accordo con quanto affermato prima dalla dottoressa Birardi proprio su quanto sia stato importante anche la commistione di generi, proprio per offrire degli spunti affascinanti e anche per capire che il contesto dell'ascolto ovviamente negli anni è cambiato, quindi anche la ricezione, la sua esperienza. Devo rispondere io? No, pensavo stessi finendo. Sì, certo che la ricezione è cambiata e si sono anche allargati i generi, gli strumenti musicali che utilizziamo. Ecco, il nostro orecchio non è l'orecchio del Settecento, quindi è chiaro che abbiamo bisogno, tra virgolette, anche di altro. A me è capitato spesso di ascoltare Bach anche suonato da jazzisti e non mi dispiace, non mi è dispiaciuto affatto. Ci sono delle cose molto belle, molto insomma gradevoli, come diceva prima Francesco Leprino, poi è il buon gusto che ci deve insomma un po' guidare in queste scelte. E parlando di cinema, visto che citavate insomma un po' di autori, mi venivano in mente anche tanti documentari d'arte degli anni 50-60, ecco Luciano Emmer ad esempio, insomma, che hanno fatto ricorso a musiche di Bach per commentare capolavori d'arte e che riletti attraverso la musica di Bach assumono un aspetto completamente diverso. Ecco, guardare quei documentari senza e con la musica, mi è capitato di fare esperimenti insomma di questo genere, come naturalmente vale per tutti i film, insomma, in cui la musica poi è preponderante, film di Kubrick, insomma. Guardare quei documentari, ecco, senza la musica di Bach è un'altra cosa, quindi anche un'opera d'arte, un'immagine, riceve un significato in più, un senso in più. Quindi certamente, insomma, conferisce anche valore a un qualcosa che diversamente, insomma, avrebbe un altro senso per noi. E quindi sì, va bene anche, insomma, far musica, insomma, eseguire musica di Bach anche in modalità, ecco, non usuale, diciamo così. Senz'altro, sono d'accordo con quanto afferma Beatrice Birardi su delle esecuzioni particolari. Ecco, mi viene in mente, per esempio, Leonard Bernstein, quando nei suoi Young People's Concerts suona e presenta la musica di Bach, c'è il secondo movimento del concerto italiano, se lo ascoltiamo così, noi saremmo magari stupiti, ecco, da questa esecuzione molto romanzata, si potrebbe dire, ecco, nel caso di un'opera letteraria. Dal punto di vista qui musicale, insomma, si capisce anche di che cosa si sta parlando, e sono altrettanto d'accordo sull'importanza invece di sconfinare anche in altri generi, quanto ad esempio fatto dal jazz. Un esempio ci è stato fornito proprio dal documentario di Francesco Leprino, con la splendida esecuzione improvvisata di Stefano Bollani al pianoforte, proprio totalmente improvvisata. Partendo dagli incipit dell'arte della fuga. Quindi direi che le possibilità sicuramente sono molteplici, e in chiusura di questa sessione direi che proprio i mezzi audiovisivi possono permettere questo ponte, questo traghetto tra uno sguardo che sembra trascendere il passato e ci porta verso il futuro. Io vi ringrazio, ringrazio la dottoressa Birardi, ringrazio il dottor Francesco Leprino, grazie.
a domani mattina, vi ricordo, la sessione di domani alle ore 10, interamente dedicata proprio a Bach e al cinema italiano, a cura della Fondazione Ugo e Olga Levi, presieduta dal professor Roberto Calabretto. Un cordiale saluto. Buon pomeriggio.